Da Catanzaro a Reggio Calabria la protesta dei precari LSU, LPU e dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga non ha confini. La mobilitazione di questa mattina con presidi e blocchi stradali in tutte le province serve a chiedere il mantenimento degli impegni assunti da parte del governo e il pagamento dei sussidi arretrati. In particolare a Catanzaro i manifestanti hanno presieduto la sede dell'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno, mesi e mesi di stipendi arretrati che oggi, a ridosso di una nuova, l'ennesima campagna elettorale, rischiano di diventare strumento demagogico da sventolare o oggetto delle solite promesse. Un'indifferenza generale che è inaccettabile da parte della politica, del governo regionale e del governo nazionale rispetto a una condizione di sudditanza lavorativa che questi lavoratori, un bacino di oltre 5.000 persone per quanto riguarda LSU e LPU, operano in Calabria da diversi anni offrendo un servizio di qualità e di competenza alla cittadinanza, e per quanto riguarda la questione di ammortizzatori sociali in deroga, un bacino di 26.000 persone, quindi si può comprendere bene quale sia il dramma che può vivere la Calabria e su quale polveriera si trova la nostra regione e qual è la responsabilità che dovrà assumere il prossimo governo regionale ma anche nazionale rispetto a una cabina di regia che in questo momento parla di riforma del mercato del lavoro, di riforma degli ammortizzatori sociali in deroga, però non dà spazio e importanza a tutto quello che a corredo della riforma degli ammortizzatori, ovvero politiche attive, orientamento, ispirandosi a un modello tedesco che passa attraverso un investimento forte su questi aspetti. Quindi com'è possibile pensare a ricollocare questi lavoratori se la Calabria, in particolar modo la Regione Calabria, in questi anni non si è spesa sulle politiche del lavoro, sulle politiche dell'orientamento, sui servizi per l'impiego e del lavoro? Ci sono impegni formalmente sottoscritti relativi allo stanziamento di risorse alle regioni come la Calabria per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga a coprire il 2013 e 2014. Oggi siamo in una condizione dove è scoperto per alcuni anche più della metà dell'anno 2013.